via alla Costituzione delle otto commissioni permanenti del Consiglio regionale del Lazio. Sono i gruppi di consiglieri dei vari schieramenti che devono mettere a punto le leggi regionali. Con il loro lavoro possono sbarrare il passo anche ai provvedimenti di Nicola Zingaretti e dei suoi assessori. La commissione più pesante, quella del bilancio, è andata a Mauro Buschini del PD. È una commissione strategica perché decide dove vanno i soldi regionali e quanti, quali opere si finanziano e con quanto, quali progetti portare avanti e in quanto tempo. Con le nuove regole, la commissione di Buschini si occuperà di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria. E che sia ambita lo dimostrano i nomi dei componenti. Uno dei vice di Buschini è l'ex potentissimo assessore alle attività produttive di Renata Polverini, Pietro Di Paolo, del PDL. In commissione c'è anche Francesco Storace, che oggi ha dichiarato già via Twitter: a Zingaretti non hanno spiegato che in regione non sta bene che il bilancio arrivi in aula senza una discussione preventiva con la minoranza. E poi si sono fatti inserire lì ben quattro capigruppo: Luca Gramazio del PDL, Michele Baldi della lista Zingaretti, Giancarlo Righini di Fratelli d'Italia, Gino De Paolis di Selle. C'è anche la presidente del comitato di controllo Valentina Corrado. La provincia di Frosinone incassa anche una vicepresidenza, quella della Commissione Agricoltura, andata a Mario Abruzzese. A bocca asciutta è il Movimento 5 Stelle, il quale ha imparato a sue spese che la politica significa confronto, mediazione, capacità di fare sintesi. Martedì tutti i consiglieri avevano votato il nome proposto dai Grillini per guidare il comitato che controlla i conti della regione, eleggendo l'unanimità Valentina Corrado. Ma oggi i grillini non hanno voluto votare i nomi proposti dagli altri e allora gli altri non hanno votato i loro. Lasciandoli a piedi. Strepita il capogruppo Davide Barillari che dichiara: Da oggi siamo in guerra. La vecchia politica firmata PD e PD-L si è spartita a tutti i posti, lasciando fuori il Movimento 5 Stelle dalle presidenze e dalle commissioni. Ci hanno accontentato con il Coreco e con la vicepresidenza della commissione affari istituzionali, ma loro si sono spartiti Sanità, Ambiente e Agricoltura, tutte le commissioni che contano. Taglia corto il capogruppo del PD Marco Vincenzi. Le votazioni di queste ore hanno certificato in modo trasparente la posizione della maggioranza. Martedì abbiamo sostenuto lealmente Valentina Corrado di 5 Stelle alla presidenza del comitato di controllo, eleggendola anche con i nostri voti, perché c'era un'intesa. Mentre questa mattina, di fronte alle divisioni all'interno dell'opposizione sulle altre commissioni di garanzia, abbiamo preferito astenerci. In pratica, colpa di 5 Stelle che non ha saputo né voluto condividere con gli altri le nomine.